Ma sei sicuro che dobbiamo fare un'altra sfida, Luca? Ti dico, ti assicuro per che se forza. Facciamo la base con la mia faccia, tutti quanti staranno lontani, non ci daranno mai fastidio, appunto, non ci grifferanno mai. Ma appunto, se ne vanno via tutti, nessuno che vuole commerciare, scambiare o parlare con noi poi. Serve una base vabbè, con la mia faccia. Cosa vuoi che sia? O qualcosa così, è molto meglio. Vabbè, ok, d'accordo. Facciamo come al solito una sfida e vediamo qual è la base migliore, se quella con la tua faccia oppure la mia. Poi decidiamo. Pensi che questo colore vada bene? Non sono un pochino... ti piace? Ma sembra che ti sei scottato. Ma dai, ma smettila, voglio vedere tu che colore tiri fuori per la tua pelle. Guarda che bello che è questo. Sempre la... Ah, smettila. Così sembrerai un morto con quel colore. Ma va, sei stato sotto il sole 3 ore. Oh, i miei baffi non stanno venendo per niente male. Invece a te... A me è molto più bello, guarda che spettacolo. È soltanto perché io mi sono concentrato nel fare la... tu hai fatto tanto la facciata, guarda che roba. Soltanto, soltanto la parete principale, ma smettila. Adesso vedrai che spettacolo diverrà anche la mia. Ed ecco qui il resto della mia facciata, o faccia come vuoi chiamarla, completa di baffi, tutto sei quanto. Avanti. Tu invece? Io sei andato quasi molto finito, avanti. Guarda qua. Beh, insomma. Beh, dai, non è messa male. Ma soltanto la facciata frontale, dopo tutto il resto, Luca. Poi lo faccio. Io ho una struttura alla mia base, è molto importante, capisci? Sì, vabbè, sai cosa ci vuole, va? E dopo aver completato tutto quanto, comunque la struttura esterna, io faccio una bella porticciola. Guarda che ho finito anch'io, eh. Anche tu, maledetto. Ma tu la porta dove la fai? Sul lato? Cosa c'è, la guancia bucata? Devo farla qua, devo sperimentare, devo. Guarda, la mia è esattamente sotto i baffi. Guarda che bello. È anche un po' segreta se ci pensi. E mi sa, Luca, che queste basi dovranno essere anche un po' qualcosa. Un qualcosa in più di una normale base, capisci? Ma ti sei messo la terra in testa? Certo, ma è per coltivare, Luca. Cioè deve essere utile a qualcosa questa base. Non puoi essere una base così messa a caso. Soltanto carina. Ho capito cosa vuoi fare, eh. La vuoi rendere utile? Vabbè, la rendo anch'io utile, ti dico. Ed ecco qui che i miei bei campi sono pronti. Guarda che spettacolo, Luca. Prova a indovinare non un po' cosa i tuoi campi sono pronti. Guarda, ho visto che stai facendo qualcosa. Ma questa roba che cos'è? Ti piace? È tipo, una macchina per clonare le cose. Guarda, qua ci metti, non lo so, un coso. Qua ce ne metti un'altra, poi... Te lo farò vedere che cos'è, te lo farò vedere. D'accordo, io ti mostrerò che razza di farm sto realizzando qui. Guarda che bella che è. Così verde la mia farm. Invece tu, Luca, come sei messo? Ancora fermo qui. Ma che cosa coltivi? Di tutto? Ti piacerebbe? Che fossi fermo lì, eh. Io sto già lavorando all'interno. Io... Cosa fai? Ma... Spi? No, tranquillo. No. Ehi. Ma si può vedere tutto da qui dietro. Via. D'accordo. Dopo torno. Oh mio Dio, mi sa che forse questa mucca ha esagerato un po' con il latte. Mucca? Ah, ma Luca potrebbe avere un piccolo problema di allagamento. Sì. Posso venire? No, assolutamente. È una cosa segreta. Vedo da fuori. Rimani fuori. Vedo che c'è un po' di latte sparso lì dentro. Va tutto non bene? Non è vero, non guardare. Stavo pensando una cosa, però. Io sto pensando qualcosa di particolare da fare all'interno della mia base. Però mi servirebbe un ingrediente che mi manca, che tu... potresti avere, perché penso aver capito cosa stai facendo qui. Tu sei il signore dei polli, Luca. Forse. Esatto, molto molto prevedibile. Dai, come al solito. Non è che potresti prestarmi qualche uovo? Giusto qualche po' di uova, così. Va bene, vediamo un po' cosa coltivi. Perché ti interessa quello che coltivo? Non è che per caso tu invece mi presti un po' di grano? Un po' di grano vorresti? Per i miei polli? Vabbè, dai. D'accordo, potrebbe essere idea. Ma com'è che facciamo a scambiarceli? Non possiamo scambiarceli a mano ogni volta. Ma è semplice, no? Questi nastri trasportatori. Vabbè, ma io li ho già usati, ma... Ah, dici collegare una base all'altra? Esatto, facciamo... Mi piace, non guardar dentro. Tipo da un orecchio all'altro. Oh, dovrebbe funzionare proprio a puntino. O almeno spero che sia così, altrimenti le mie torte non usciranno particolarmente buone. Torte? E ora? Allora? Torte? Cosa torte? Fategli affari tuoi, Luca. No. Assaggiare. È chiusa la fabbrica di torte per il momento. E non sarà soltanto di torte più che altro. Inizia a inviarmi un po' di grano, va? Che qua sto ancora aspettando. D'accordo, non ti preoccupare. Arriverà piano piano. Nel frattempo ti devo assolutamente organizzare l'altra mia formula segreta. Quella dei biscotti più buoni del mondo. Ed ecco qui che teoricamente la mia ricetta è pronta. Perfetto. Non ricetta. Vedo l'ora che inizi a sfornare. Sì, una ricetta, Luca. È una ricetta. Tutte le cose super tecnologicamente avanzate qui dicendo? Dentro. Invece a te come va? Me fa benissimo. Mi piace come sta andando. Cos'è sta roba?
Ma è una cupola protettiva? Cos'è, una serra? No, non è niente. È molto strano quello che stai facendo, Luca. Ti tengo d'occhio. Ti tengo d'occhio. Non voglio che tu faccia cose troppo furbe. E vediamo. Oh, sì, che funziona. Oh, che spettacolo, che spettacolo. I miei primi prodotti caserecci. Sei riuscito a fare i biscotti? Che cosa ne sai tu dei biscotti? Porca miseria, mi sa che mi sono lasciato sfuggire qualcosa. Ok, faccio una bella cosa. Adesso, se tu te ne stai buono, io ti invio il grano che ti serve, d'accordo? Ah, la buona ora. Però tu devi iniziare con le uova, Luca. Perché devo fare un'altra ricetta qui sotto, molto molto importante. Sì, va bene. E ora non rimane che connettere tutto il macchinario e... Ma cosa sono ste cose? Luca, mi sono arrivate due piume. Cosa diavolo succede ai polli? Hai fatto del male a dei polli, vero Luca? Ah, forse ho capito cosa è successo, vieni a vedere. Che cosa è successo? Dai, intanto mi sono accorto che mi devi inviare i semi e non il grano, perché i polli mangiano quello. E me ne sono accorto perché ho messo i polli, no? E poi ho dato da mangiare. Cosa diavolo è successo? Ma da... Ma da quando in qua i polli esplodono con una musichetta? Cosa non lo so, deve essere questo cibo per polli un po' troppo forte. Sì, l'ho capito, Luca. Ti ho detto di non usare gli OGM, ma porca comunque, miseria, sempre voler prendere le scorciatoie. Guarda cosa qua, c'è? Sai cos'è questo? Vieni a vedere. Non vieni lo a so, vedere. È un mungimucchio, qua non lo so. Arriva il tuo grano, vedi questo nastro trasportatore. Porta qua i tuoi hanno semi. Hanno mangiatoia! Esatto, automaticamente gli dà da mangiare e quindi si fanno un sacco di galline. Oh, è la mia sezione biscottosa finalmente completa. Luca, però devi sbrigarti a passarmi un po' di uova, perché ho fatto così tanti biscotti ormai che inizio a servirmi le uova. Passami i semi se vuoi le uova, Espi. Come i semi? Ah, dannazione, me l'ho dimenticato. Va bene, adesso ti passo un po' di semi. Mi servono un sacco di semi. D'accordo, altrimenti ovviamente i tuoi polli morirebbero di fame e non ci sarebbero uova per me. Questo dovrebbe essere a posto. Vediamo se funziona, Luca. E potrebbero iniziare ad arrivarti. Sì, penso, vediamo. I semi. Perfetto, i primi semi per i tuoi polli. Assolutamente, quasi quasi li seguo. Appena arrivano i semi ti mando le uova. D'accordo, aspetta che un po' li ho buttati anche fuori. Guarda che roba, dritti dritti all'interno della tua base. Come sta procedendo lì dentro? Sto finendo le ultime cose io. Perfetto, anch'io, io ho praticamente finito. Mancano giusto gli ultimi tocchi. Dai Luca, io ho finito, tu come sei messo? Io sono prontissimo. Perfetto, io ti invito quasi quasi nella mia fabbrica e vediamo cosa ne pensi. Aspetta, secondo che ti faccio arrivare qualche uovo che te l'avevo fermati. Ah, grazie. Così almeno posso rimpinguare i miei rifornimenti. Guardale, guardale, facciamo una cosa diversa. Iniziamo a entrare da qua, da dove entrano le mie uova. Ma scusami, ma volevo mostrarti l'entrata principale, quella sotto i miei baffi giganti. Non ti piace di più, che guarda. Che cos'è sta roba? Ma non è igienico sotto i baffi. E poi scusami, oddio, anche un pochino, è un pochino segreta, vedi? Cos'è questo? Puoi entrare? Oh mio Dio, quanto sei veloce. Guarda, è qua a disposizione tutto quello che vuoi, tutti i dolci che puoi immaginare. Guarda che spettacolo. È un'industria qua dentro, che cos'è? Questo, sai, tu ci hai messo un bel po' a darmi le uova. Nel frattempo ho fatto tutti questi biscotti. Cosa fa? No, non spiare nelle mie ceste. Stanno arrivando le uova. Dove arrivano le uova? Guarda lì. Le uova, ovviamente, passano per tutto questo circuito. E che succede? Qui ovviamente vengono prodotte le torte, Luca. Che domande. Questo è il gigantesco stimo alla torta, la mia insegna. E questa è la sezione della mia industria dedicata alle torte. Ma scusa, tutto questo latte da dove lo prendi? Guarda qua. Ma secondo te, ovviamente, dopo ti mostro sopra. Anzi, facciamo subito la visitina sopra, che non ti voglio. Che adesso le torte tra poco inizieranno a essere sfornate. Una stanza ma di latte. Prima ti devo mostrare gli ingredienti delle torte. Questo l'ho visto, l'ho visto. Ovviamente l'hai visto da distante. Questi sono ovviamente tutte le mie farm di zucchero, di grano e anche di cioccolato. Perché come puoi vedere, oltre che torte, noi facciamo biscotti qui. Ma non ho risposto ancora alla tua domanda. Da dove viene il latte? Il latte, diciamo, appunto, che mica è qua anche una cosa un po' complicata. Cioè è semplice ma è complicata. Guarda, allo stesso tempo. Non ti sei inventato. Diciamo che è complicata perché è un po' strana come cosa. Guarda, ti mostro subito. Questo è il mio meccanismo di prelievo. C'è un piano segreto.
Una mucca. È una mucca, sì. Questa è la mia. Vedi, sotto c'è. Prendi tutto da una mucca. Ovvio! Questa è una mucca super potente, capisci? Viene dal sacro pianeta delle mucche. Oppure semplicemente le faccio bere così tanto latte che dopo ne fa il triplo. Che labirinto di nastri trasportatori. Ma te non stai bene. Oh, e qua mi sono dimenticato. Fammi vedere ste torte. Le torte arrivano subito. Qua mi sono leggermente dimenticato delle leve. Aspetta. Guarda quanta roba! Ma cos'è? Hai visto come è iniziato a scendere? Aspetta che gli do un'altra. Oh, un'altra sistematina così. Perfetto. Guarda, e ora. Te sei fuori di testa. Vedi, guarda. Questi sono tutti gli ingredienti per i biscotti. Invece, questi sono tutti gli ingredienti per le torte. Ovviamente, comprese le tue uova. Aspetta, che salto qui. Fammi vedere se stanno facendo le torte giù. Guarda cosa stanno facendo. Guarda! Oh, guarda le torte come si stanno producendo. Perfetto. È partito. E dritto. Ok, nella questo cesta. È bello. Questo è bello. Non ho pensato. Ti piace come idea? Addirittura mettere le cose che craftano le torte. Bellissimo. Perfetto. E per quanto riguarda i biscotti? Pure i biscotti. E hai visto? Anche loro stanno funzionando. Aspetta, però hanno già finito gli ingredienti. Però diciamo che la mia farm ovviamente non è una cosa intensiva. Io aspetto comunque che gli ingredienti crescano naturalmente sopra. Beh, ha senso. Mentre la tua ovviamente li avrai utilizzati di OGM e tutto quanto, quei poveri polli. Quindi qua fuori abbiamo una piccola bancarella per la vendita dei nostri prodotti. Perché devi sapere che qua produciamo tre cose. Le uova. Questi sono... Ma uova? Ah, vabbè, ma quelle che vendi a me, Luca, il scusami. Pollo, e esatto, il pollo, ok. Il pollo e le omelette. O semplicemente l'uovo cotto. È facile cotto. Così. Anch'io produco zucchero, allora. Le uova non contano come prodotto finale. Vabbè, le uova vengono stravendute sul mercato. Infatti, se entri qua, ti do il benvenuto. Oh, guarda che roba! Ma cos'è? Hai praticamente le auto che entrano qui. Ma che auto? È solo per dare indicazioni. A sinistra si cuociono le uova. Davanti arrivano tutte le uova. Guarda quante. Che roba. Bello. Però lo sai che io ti pagherei un sacco se me le passi tutte. Io ti conviene mandarle tutte. Guarda a me che queste uova. Vieni a vedere qua sopra. Vieni a vedere qua. Praticamente le uova scendono da qui. È molto interessanti queste cose, Luca. Ma dove stanno le uova? Guarda. Le stanno producendo? Le ho sbloccate adesso. Guarda. Arriva. Vediamo, guarda quante qui. Sono. E attento a non raccoglierle. Vedi che vengono divise. No, tranquillo, non le raccolgo. Metà vanno al deposito, no? Le metto tutte qua via. Un po' le invio a te. Mi interessa. E metà? Un po', guarda qua le cuocio. Ovviamente ci fai le tue uova. Che spettacolo. Oh, beh, sì. Sono veramente, veramente interessanti come cosa. Ma le galline? Mi hai mostrato le galline. Cosa nascondi? Le galline, magari può darsi che vieni sopra. Anche perché io ho notato che insomma, fra le cose che vendi c'è anche il pollo cotto. E non me ne hai ancora parlato. Guarda un po'. Adesso ti faccio vedere tutto. Vedi questo? Che adesso è chiuso. Che cos'è questa cosa? Praticamente aspetta lì. Perché dovrei aspettare esattamente qui? Ah! Oh, dannazione! Cos'è sta roba? Benvenuto nella seconda parte dell'impianto. Praticamente questa è la zona di dove facciamo il pollo. Beh, puoi capire come. Lo so, infatti. Mamma mia, guarda un po'. Aspettiamo un attimo. Qua arriverà qualche bella gallinozza. Ma così però a casaccio, aspetta. Quindi le più stupide cadono qui dentro. È così che funziona. Sì, esatto. Aspetta che ne spingo dentro qualche duna. Oh, sta arrivando. Oh, sta arrivando e boom! Perfetto, e quindi così riesci a ottenere esatto, il pollo. Esatto, però aspetta. Guarda che è molto più intelligente di quello che sembra questa macchina. Praticamente, davvero? Lo sai che i pulcini, insomma, non sono adatti per questo posto, no? Ovvio, cioè, non devono ancora crescere, devono fare ovvio. Le uova e cose. Quindi, se guardi bene, vieni qua. Vedi lì dentro? Certo che vedo qui dentro. Che c'è una specie di passaggino sotto, lo vedi? Guarda cosa succede. Sta arrivando una gallina e un pulcino. Oh, guardalo come cade! È sparito! Hai visto? Ma non è sparito! Semplicemente, visto che è piccolino, passa automaticamente sotto. E vedi qua che c'è questo? Viene ributtato in alto! Sparato fuori! Guarda che roba! È vero, sono usciti alla fine! Guardali! Un altro viene sparato! È bellissima questa entrano cosa, entrano per sbaglio, non gli succede niente. E poi quanto è bello qua sopra, dai! Quanto è bello qua su! Dove si mettono a fare le uova? Guarda che si mettono dentro! Ma è come se avessero la sabbietta dei gatti, soltanto che è per polli! Mi piace come idea, ma mi che sabbietta dei gatti? Sono le loro casettine. Però c'è anche da dire che la tua cosa è molto più facile da fare. Vabbè, ma il mio è super organizzato. Hai visto che industria? Guarda che esce fuori il pollo, guardalo.
Vabbè, tu ti diverti più che altro alla fontana di pulcini, ecco, questa è la verità. Guarda che roba! Quanto pollo! Però, Luca, a questo punto, io direi che è venuto il momento di tirare le somme e dire che siano i nostri spettatori a decidere quale base, secondo loro, dovremmo utilizzare noi. Questa è un po' più semplice, ma comunque molto intelligente. Ma che semplice! È semplice! Guarda che nastri trasportato! Guarda che organizzazione! Luca, tu usi soltanto i polli come materia prima, io uso mille cose come materia prima! Tu usi una mucca! Una mucca da cui tiri fuori il latte, io! Sì, anche una farma automatica! Quindi, gente, lasciate tantissimi piace e commenti, diteci quale base è stata la migliore secondo voi. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao! Ciao! Date la mia!